Sono Silvano Piccardi. All'epoca dei fatti relativi alla strage di Stato e quindi all'assassinio di Pinelli, io ero nel movimento studentesco alla Statale di Milano. Movimento studentesco che allora non era l'MLS, il Movimento Lavoratore del Socialismo, era ancora un movimento studentesco, una realtà di massa unitaria. E quando ci fu l'esplosione io ero in Statale. L'esplosione della banca dell'agricoltura, che è lì a due isolati dalla statale praticamente. E da lì iniziò tutto quello che sappiamo. Iniziò la degenerazione del sistema politico italiano in modo definitivo. In particolare, questo comportò anche all'interno dei movimenti di sinistra una degenerazione. Perché gli spazi di iniziativa politica si sentivano sempre più ridotti e comunque a rischio, al punto che una certa componente, anche se minoritarissima, arrivò a teorizzare, come appunto le Brigate Rosse, eccetera, il passaggio alla clandestinità, alla lotta armata. Questo non riguardava in generale il movimento di allora, era caratterizzato dalle lotte studentesche prima, ma soprattutto dalle lotte operaie del 69. Le bombe di Piazza Fontana sono proprio chiaramente uno strumento di reazione al pericolo che le lotte operaie straordinarie che si erano sviluppate creassero un ponte di congiunzione con le altre realtà, come quelle degli studenti, dei giovani, e che quindi si allargasse una base di rivolta sociale strategicamente importante, pericolosa. Con le bombe cambia tutto. Lo dico questo perché cambia anche nelle scelte personali e anche per altre cose. Io dicevo, ero ancora universitario, ma nonostante il fatto che fossi universitario, che fossi il terzo figlio maschio con due che avevano già fatto il militare, che fossi sposato, che non fossi più un diciottenne ma avevo 24 anni, fu deciso di sopprimere da parte delle autorità statali e governative i benefici civili per chi doveva fare il militare e io fui mandato sotto le armi. Lo dico perché nel periodo successivo appunto alle bombe di Piazza Fontana e all'assassinio di Pinelli il clima che si era creato era veramente, veramente torrido e il fatto di mandare un po' di giovani sotto i giovani, o anche io non ero proprio giovanissimo, avevo appunto già l'età di essermi sposato, un matrimonio militante lo chiamavo. Non c'entra niente con quelle stronzate poi di brandirali e di servire il popolo, era proprio una scelta che siccome io e la mia compagna di allora eravamo tutte e due rompi maroni da un punto di vista rivoluzionico, e poi avevamo pensato di dare un senso, una chiusura a questa scelta militante anche col matrimonio. Comunque, tutti questi benefici civili furono soppressi, io finii militare e in quel periodo lì succedette di tutto, perché il movimento studentesco si spaccò, cominciarono i conflitti interni, gente quelli dell'MS o a quel punto già MLS o comunque in formazione MLS che si menavano con quelli di fisica perché non volevano quelli di fisica perché erano più legati ad Avanguardia Operaia, cioè delle cose un po' aberranti secondo me, e tutte interne alla sinistra cosiddetta. Per cui quando io finì il militare tornai che c'era questo piccolo sfascio, dissi vabbè mi prendo un po' di tempo, io con le zone lotta continua così non avevo mai avuto niente a che fare e me ne andai. Recuperando il fatto che io fin da bambino avevo avuto così la condizione di dover lavorare in teatro, televisione, erano le ambizioni, le vanità di mia madre.
andai, mi chiesero alla comune, io Dario Fo lo conoscevo appunto anche lui fin da quando ero bambino, avevo fatto dei programmi in radio anche con lui. Fui chiamato e io decisi di andare perché era uno spazio comunque che sembrava essere unitario, che comunque consentiva di mantenere un rapporto con il mondo della militanza politica di sinistra senza doversi schierare rispetto alle rotture che erano in corso. E fu lì che fui chiamato e fu lì che dovetti intervenire nella morte accidentale di un anarchico che veniva ripreso per la seconda volta, per il secondo anno, era nato la stagione precedente. Quando dico anno, in questi casi è la stagione teatrale che è sempre a cavallo tra un anno e l'altro. E feci il commissario Calabresi, praticamente, il personaggio che rappresentava. Ora, morte accidentale di un anarchico, io credo che sia stato il testo, il punto più alto dopo Mistero Buffo nell'attività teatrale di Dario, perlomeno. Sicuramente per quanto riguarda il periodo militante, prima aveva fatto delle cose, ma anche le farse stesse erano molto belle, ma molti anni prima. No, no, io sto parlando proprio di quel periodo là. E anche per quanto riguarda il periodo successivo, negli anni successivi lui ha ripreso molti, diciamo, testi o canovacci o storie o situazioni o forme drammaturgiche che aveva già frequentato. E le aveva adattate all'attualità o comunque alle nuove circostanze che riteneva di dover affrontare. Ma tenuto conto che gli spettacoli che Dario faceva, anche Mistero Buffo, prima dello spettacolo vero e proprio, lui da anni ormai, da quando era nata la Comune comunque, da anni prima degli spettacoli, lui faceva una specie di prologo che sulla base delle notizie della giornata a volte. Lui rielaborava in forma di paradosso teatrale, di gioco scenico. Erano delle cose straordinarie, non so se qualcuno abbia conservato queste cose. A volte diceva anche pigliava qualche cantonata, dicevo prima, quella su Feltrinelli fu abbastanza vistosa. Ma questo tipo di idea del teatro come strumento di commento e di partecipazione della vita sociale, politica, quasi quotidiana, era un'idea interessantissima, importantissima. Mistero Buffo trattava in modo traslato della realtà contemporanea attraverso la storia, i personaggi, eccetera. E invece questo tipo di operazione era diretta. Diciamo che morte accidentale di un anarchico è la sistematizzazione, è anche un punto di partenza per questo tipo di teatro, cioè un teatro che sapesse riproporre la realtà attuale, contemporanea del momento in una forma in una chiave artistica. E da questo punto di vista lo spettacolo era straordinario perché ti consentiva di fare un lavoro di denuncia e di sottolineatura della volgarità, dell'aggressività poliziesca, in termini non puramente incazzosi, di denuncia, insomma, che è una formula che spesso convince solo chi è già d'accordo. La soluzione invece di riuscire a reinventare in forma artistica i personaggi, anche se erano riconoscibilissimi, consentiva, dato uno strato molto ampio di pubblico, di persone, di entrare e di capire, di entrare dentro il senso della realtà che si era determinata. E io facevo Calabresi, e i personaggi non erano resi in termini grotteschi, anzi erano dei miserabili. Perché chi comandava, diciamo così, sul palcoscenico, l'elemento cardine era una specie di
di full, di jolly, di pazzo, no? Personaggio tipico della storia del teatro, cioè Dario faceva un matto, una specie di scemo che riusciva a entrare nella questura e attraverso i suoi paradossi riusciva a svelare la meschinità, la grettezza, la volgarità di quelli che avevano in mano le redini del gioco, il questore, il commissario e tutti gli altri. Su questo argomento sono state fatte poi altre cose, anche un film che io ho considerato veramente negativo, in cui addirittura si paragonava, si mettevano più o meno sullo stesso piano Pinelli e Calabresi come due vittime parallele della ragion di Stato. Una cosa che oltretutto nel film si diceva anche che Valpreda era o lui o non si sa chi, insomma che le borse di cui Valpreda veniva incriminato perché avrebbe portato una borsa, in realtà erano due, una con le bombe, una no. C'è cioè, storie senza senso, in cui tra l'altro non si teneva conto del fatto che quello che era successo non era frutto di gruppi di fascisti più o meno ridicoli e imbecilli, ma era frutto di una reazione strategica alle lotte operaie e studentesche. E il film non mi ricordo come si chiamasse, il regista era anche uno, insomma, vabbè, anche di un certo, non voglio entrare in merito. Invece, in Morte accidentale di un anarchico, tutti questi equivoci non c'erano, il discorso era evidente, era chiaro. Ed era chiaro per paradosso, per invenzione del giullare, ed era questo straordinario. No? Tu facevi lo spettacolo e non ti sentivi semplicemente un personaggio in scena su quel palcoscenico, ma eri un personaggio in scena sulla scena del mondo. E Pinelli, e mi ricordo, finiva mi pare il primo atto. Nostra patria, il mondo intero, nostra legge, la libertà. Ed era, non so se fosse il finale finale in cui tutti insieme cantavamo questo canto anarchico, o se fosse la fine del primo tempo, non mi ricordo. Insomma, comunque questo era il momento di maggior emotività, se vogliamo. Però sempre con dietro l'ironia della cosa, perché chi cantava erano il questore e gli altri, perché il matto li costringeva a fare questa cosa. Per cui era una chiave veramente importante. Ora, in quel periodo là, se tu andavi in giro dicendo certe cose, magari ti buttavano dalla finestra, oppure rischiavi altre. In questo modo, attraverso il teatro, Dario Fo era riuscito a. Lui era, da un punto di vista dell'uomo di palcoscenico, era assolutamente un genio e anche molto generoso col pubblico, ma anche con i colleghi in palcoscenico. Come fosse la gestione poi della baracca del cosiddetto collettivo teatrale, non ci riguarda in questa sede, ma il lavoro era veramente importante, straordinario. E non so come dire, ti sentivi un po' Pinelli anche tu, insomma, cioè avevi la sensazione di non essere lì a fare la bella statuina in teatro, insomma, no? A far vedere alla mamma come sei bravo, ma che il teatro potesse avere anche un'altra funzione, un'altra dimensione, che era quella di dare un senso alla vita di tutti quelli che lì c'erano e anche alla vita di chi lì ormai non c'era più. In questo caso non solo le vittime delle bombe di Piazza Fontana, ma in particolare un uomo come Pinelli, che nello spettacolo non figurava naturalmente, ma che aleggiava sia sul palcoscenico, sia in sala, sia nella coscienza di tutti noi, come una presenza decisiva. Grazie.